Nadia Guerreschi, la ammettiamo. Registrazione vi compare, sì, in corso. Sì. Ok. Allora procediamo all'appello. Palumbo Marche è presente. Davide Bordoni. Ci sono commissioni in commissione. Eccola. Sì, presente. Daniele Diaco. Paolo Ferrara con mascherina. Non c'è, arriverà a defilare di corsa, va bene. Francesco Figliomeni, ma forse c'è servizi sociali in corso, vero? No? No, no, Francesco No. Figliomeni è presente, mi sono messo pure la maglietta rossa in tuo onore. Grazie, fammela vedere però, Ecco. scusa, bravo, bravissimo. Vedo che le cose iniziano a cambiare dopo 4 anni. Data lunga però. Donatella Iorio. Monica Montella c'è. Facciamola Sì, buongiorno a tutti. rispondere, se no altrimenti il direttore Sì, mi sentite? ci Mi avete impugna l'appello. visto? Vabbè. Ci impugna l'appello se lo do per scontato che è presente. Rachele Mussolini. Sara Seccia è sostituita da Carola Penna, giusto? Carola Penna presente, eccomi qua. Massimo Simonelli, Marco Terranova. Allora, io purtroppo ho sempre lo stesso problema, nel senso che se quando mi vedete perché ho acceso il cellulare, perché purtroppo il PC non mi riconosce, il Buongiorno a portatile tutti. non mi riconosce la webcam. Mi dia che non vedo. Guerreschi. Buongiorno, sono Katia Guerretti. Ah, ok, l'avevo accettato nella camera di compensazione, come la chiamo io. C'è sta camera di attesa, vabbè, sarà da qui, scusate. E, allora, quindi dicevo, nell'altra commissione, su questa vicenda di Ose, abbiamo detto che è un tema che riguarda un po' tutti i municipi. Noi nel frattempo abbiamo fatto una richiesta ai consigli, sulla base della richiesta dei commissari proprio nell'ultima commissione che abbiamo tenuto su Ostia, per avere, come dire, il quadro della situazione su come si sono mossi, se hanno preso l'attività istituzionale a pieno, parzialmente, tramite appunto piattaforme, eccetera, eccetera. Qualche municipio ci ha risposto pure, mi pare. Detto questo, la vicenda di Ostia era. Non è che si era svegliato una mattina il direttore e aveva deciso di non far fare le commissioni. C'era questa vicenda che conosciamo rispetto al numero dei membri per ogni commissione, un tema che ha riguardato un po' tutte le commissioni permanenti dei 15 municipi. Mi pare che soltanto un paio, diciamo, si erano attenute alle note del segretario generale, ma dal momento proprio della loro composizione non è che avevano modificato successivamente. Il segretario è stato invitato, non credo che sia presente, ma se c'è il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, che risaluto nuovamente, magari gli do la Ciao parola. Bress, buongiorno, buongiorno a te, Gli buongiorno a tutti. do la parola così ci fai un attimo. Direttori, anche al direttore di Ostia, Buongiorno. del decimo municipio, scusa. No, conosco abbastanza la questione, poi è chiaro che io presiedo e dirigo l'Assemblea Capitolina e sono anche, come dire, abbastanza soddisfatto di quanto fatto in questo periodo, perché ad oggi abbiamo fatto 12 consigli in via telematica e abbiamo superato le 100 commissioni, quindi abbiamo colto la palla al balzo per fare questo progresso di cui personalmente sono contento. Poi è chiaro che i presidenti dei consigli municipali, un po' come te, chiamano anche me e nei limiti di quello che si può, saluto anche la presidente del Consiglio del Tece, Cati. Ciao Marcello, grazie. Cerchiamo di dargli una mano. Quindi esiste questa questione di questo precedente parere che stabilisce o che indica che le commissioni dei municipali devono essere composte da 6 consiglieri. È chiaro che lo statuto predetermina il numero delle commissioni, non dei loro componenti,
E quindi questo fa sì che 6 per 6, 36, ci siano 36 posti, che diviso i 24 consiglieri municipali fa sì con un minimo di, diciamo, viene fuori un conteggio strano, 1,5, Rudy, buono, 1,5, per cui 12 consiglieri alla fine stanno in una commissione, 12 stanno in due commissioni. Questa è un po' la questione. Tra l'altro, succede che la maggioranza sta a 4 consiglieri, quindi esorbita un po' le sue proporzioni, e le opposizioni stiano a due consiglieri, quindi non tutte riescono a essere rappresentate, c'è anche un problema di rappresentanza. Questa è un po' la premessa, e comunque la conosciamo tutti. Io ho convocato una riunione su questo, con il segretario generale, con i presidenti dei consigli municipali che avevano già sollevato la questione. Ce ne sono due, il primo e l'ottavo, il primo municipio e l'ottavo municipio, ma c'era anche il nono, il quattordicesimo e un altro municipio, mi pare il sesto, ora potrei ricordare male. E C'è chiaramente sicuramente il hanno. nostro Marcello, il terzo, sicuramente. No, era, diciamo, come amministrazione Ah, erano il primo e l'ottavo. Quello sicuramente c'era la Melito, c'era il presidente del consiglio del primo municipio, e hanno sollevato tutti delle questioni molto precise. Scusate, ci sono? sì, ci sente. Sei tornato, è mancato un attimo. Dei consigli municipali, il segretariato ha preso nota, devo dire. C'era il dottor Giano, c'era il dottor Palladino, c'ero io, c'era il presidente della commissione statuto Sturni, che aveva già svolto una precedente commissione statuto su questo. Quindi i presidenti dei consigli municipali, devo dire, hanno fatto tutti un po' delle questioni molto articolate e molto precise, cominciando dal potere di decentramento amministrativo e pensando che lo statuto c'è, non il numero. Evidenziando questo conteggio che ho fatto. Marcello, purtroppo ti si sente a pezzi. Sì, è Eventualmente, vero. se puoi verificare il tuo. Sì, ti Ti abbiamo si sentito sente a pezzetti. mi, mi vedete, mi sentite? Aspetta che Ti vado vediamo, dentro, ma ma ti forse vedere sono. sì, ma sentire malissimo. No, Allora, vediamo se ora mi sentite meglio. ti fermava anche l'immagine. Mi sentite meglio? Adesso sì. Ok. Quindi i cinque presidenti dei consigli municipali hanno sollevato delle questioni, devo dire, abbastanza precise, e il segretariato, che era presente col dottor Viggiano, col vice segretario, ha, devo dire, debitamente preso nota, evidenziando appunto questo. Dice, innanzitutto, noi abbiamo un potere di decentramento con lo statuto del Comune di Roma, che chiaramente vale, ma che determina il numero delle commissioni, non anche dei commissari, consiglieri, commissari. Ogni municipio, in questa facoltà di decentramento e di potere che ha, chi ne ha messi 6, chi 8, chi 9, chi 10, hanno riproposto questo conteggio che vi ho detto, cioè dicendo 6 con le commissioni, 6 consiglieri, 6 per 6, 36, noi siamo 24. Succede che 12 consiglieri stanno in una commissione, 12 stanno in due, e le opposizioni che sono poco rappresentate, e la maggioranza che è iper rappresentata. Cioè, insomma, questioni, devo dire, abbastanza puntuali. Io mi sono permesso in quella sede di dare un'indicazione, che secondo me, se il numero potesse, se c'è la facoltà, se c'è la legittimità, essere di 8, per esempio, è chiaro che 6 sono le commissioni determinate dallo statuto, 8 è il numero dei consiglieri, 6 per 8 fa 48, diviso 24, 2, il conteggio torna. Oppure di predeterminare una fascia, cioè stabilire, mi sembra, libertà che lascia lo statuto, che determina il numero delle commissioni, non anche dei suoi commissari, stabilire una fascia, che ne so, dare un'indicazione da 6 a 10, e così chi ne metterà 6, chi ne metterà 10, chi ne metterà 8. Il segretario ha acquisito, devo dire, debitamente, peraltro, insomma, hanno anche una loro esperienza, evidentemente. C'era il dottor Bigiano, hanno la loro indubbia competenza, e quindi ha acquisito tutte queste, chiamiamole, riserve o valutazioni da parte dei consigli municipali. Hanno chiesto un attimo di tempo per valutare se si può, come dire, rivedere l'indicazione precedente. Io, ecco, questo so, in questo mi sono fatto parte attiva. Poi io ripeto, io rappresento
e cerco di dirigere il consiglio comunale, però come ho detto inizialmente sono venute diverse istanze del municipio, dei municipi, come sono arrivate a te, ho cercato ecco di trasferirle. Vediamo un attimino il segretario come completa questa istruttoria sulla base di queste indicazioni pervenute dai municipi. Devo dire, mi sembrano alcune sensate, ecco, perché il conteggio 6x6, 36, diviso 24, fa 1,5. È chiaro che questo tradotto in assemblea capitolina, che è tutto il doppio, fa 3, e quindi va bene. Viene fuori un numero totale di, mi pare, seggi 144, diviso i 48 consiglieri, fa 3 ciascuna. 1,5 è un po' strano. Comunque, insomma, tutte osservazioni che avevano un loro senso, ecco, diciamo così. Vediamo ora il segretario come rielabora o se ritiene se ci sono motivi per rielaborare. Quello che io posso fare è richiedere ulteriormente, magari poter fare un altro incontro, magari allargato anche a tutti i presidenti dei consigli municipali, sempre con il segretario, per verificare se ci sono i margini per, no? Per rivedere quell'indirizzo. Questo è quello che posso dirvi. Ok, grazie Marcello. Marcello, posso fare una domanda? Presidente Palumbo, volevo dire che la Presidente Di Pillo sta con me, quindi partecipa alla mia piattaforma. Ah, no, perché tu... Buongiorno Presidente. Marcello, posso farti una domanda? Marcello, grazie. Ma lo devi chiedere al presidente, io qua non decido niente, qua il presidente è Palumbo, tranquillo. No, volevo sapere, ma perché questa criticità è emersa adesso con la videoconferenza? Cioè, questa è una criticità che ho capito bene, strutturale, cioè nel senso che deriva dal fatto che nello statuto non è stato adeguatamente messo... Eh? Sì, appunto, ma perché con la videoconferenza è nata questa criticità che non riescono il Municipio Decimo a fare le commissioni? Cioè, voglio dire, perché è nato adesso? Non si è risolto prima, quando si poteva fare, ad esempio, all'inizio proprio dopo un anno e mezzo? Insomma, come mai siamo arrivati oggi, dopo 4 anni, a dover affrontare questo problema del numero dei commissari all'interno delle commissioni? No, giusto per capire perché... Da quello che ricordo, il segretariato ha posto la questione ormai quasi un annetto fa. Io mi sento malissimo, quindi non sono in grado di... perché ho sentito qualche parola, comunque mi pare di aver capito perché è arrivato ora il tema, perché credo che l'indicazione, questa indicazione che abbiamo affrontato appunto in questa riunione, sia piuttosto recente, questa indicazione di determinare il numero a 6 dei consiglieri. Marco? Sì, no, dico dalle cose, mi sente, dalle cose che ho sentito, diciamo che io, diciamo, mi arrivano tramite municipio, che poi è lo stesso, il nostro, il terzo, questa roba comunque è stata posta dal segretariato, la prima lettera è partita circa un annetto fa, forse un po' meno, ma insomma non da tantissimo tempo, nemmeno da pochissimo, ecco. Quindi non è e poi da lì è sorta la questione. Ora certo. È chiaro che... non c'è dubbio, no? In ragione dei fattori che abbiamo già esposto, che sta determinando qualche difficoltà nei municipi, che devo dire in quella sede hanno fatto delle osservazioni puntuali. Diamo modo al segretario di valutarle, poi no, il garante della legittimità delle procedure amministrative è il segretario. Io cerco di farmi ho cercato di farmi parte attiva per ascoltare quello che so è questo. Presidente Palumbo, non so se posso chiederle la parola. Perdoni, intanto si risulta presente già da qualche minuto. Sono un po' preoccupato per Paolo Ferrara, per il consigliere Ferrara, perché lo vedo sempre con la mascherina camminante, ma oggi non ho ancora risposto all'appello. Va bene, prego consigliere Bordoni. No, era Bordoni o Di Giovanni? No, avevo chiesto la facoltà di poter parlare, se potevo fare un intervento. Sono Antonio Di Giovanni. Presidente, non confondiamo la lana con la seta. Di Giovanni, ti ho confuso con Bordoni, chiedo venia. Una volta Di Giovanni bazzicava con me, una volta, qualche anno fa. Poi, qualche anno fa. Però giustamente. Sì, però vabbè, è rimasta comunque... penso la stima, anche se adesso ha detto che non bisogna confondere la lana con la seta, ma
diciamo, non accetto la provocazione, dai, scherziamo. Era una battuta, dai. Lo so. Allora, io volevo fare un intervento anche in ordine a quello che ha detto il presidente dell'Assemblea Capitolina, che ha puntualmente toccato tutti i punti necessari a capire bene questa vicenda. Mi permetto anche di dire che il fatto che questa lettera sia stata fatta più o meno un anno fa risulta, a mio avviso, comunque tardiva rispetto alla composizione del Comune di Roma, dell'Assemblea del Comune di Roma, che è stata nel 2016, credo, 15. Ma specificatamente a questa cosa volevo chiedere, vista la difficoltà in questo periodo che ci sono, penso, per tutti i municipi, per il nostro forse in maniera più articolata, perché comunque sia abbiamo anche il tema delle spiagge, noi siamo, rispetto ai lavori di commissione, siamo proprio, come posso dire, handicappati, se mi passate questo termine, perché alcune cose, anche se le stiamo facendo in consiglio, purtroppo ci risultano di difficile attuazione. Dico questo è perché anche il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello Di Vito, ne ha fatto riferimento. Il regolamento del decentramento amministrativo, tra l'altro redatto dal segretariato generale, ha come ultima modifica il 5 febbraio del 2015, e l'articolo 29 e l'articolo 30 prevedono proprio anche un'autonomia gestionale rispetto alla composizione delle commissioni, secondo ovviamente le caratteristiche anche dell'amministrazione stessa. Io chiedo se è possibile che il segretariato generale mandi una nota di congelamento nelle more della loro decisione, che potrebbe avvenire fra una settimana, come potrebbe avvenire fra due mesi, questo non possiamo saperlo, ma se ci fosse la possibilità di una sospensiva proprio in virtù di questa emergenza, in virtù del fatto che già siamo, voglio dire, anche online, e quindi questo ci rende un po' tutto difficile, la lettura dei documenti, l'esposizione dei documenti, eccetera, ma soprattutto lo svolgimento delle commissioni, dove poter far partecipare la polizia locale, le associazioni, cioè se ci serve un parere su determinate cose. Ecco, io la mia richiesta, e poi mi chiudo e non intervengo più, è quella di poter avere una sospensiva nelle more poi di una decisione, dove noi poi ci allineeremo alle decisioni del segretariato generale, questo ovviamente in maniera netta e precisa. Però per adesso magari sarebbe possibile poter continuare, anche magari facendo meno commissioni rispetto a prima, però poterle fare almeno quelle più importanti, quelle dove noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il collega Figliomeni, se non vado errato, giusto? Sì. Prego, Francesco. Grazie, Presidente. No, io già abbiamo affrontato questa tematica. Intanto volevo fare un saluto al collega Ferrara, che è appena entrato, ero preoccupato. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Grazie. In questo periodo. Prego Ferrara. Prego Figliomeni, scusa. Sì. Allora, dicevo, abbiamo affrontato questa tematica già in maniera abbastanza approfondita quando è stato 15-18 giorni fa. E io ieri, Presidente De Vito lo rammenterà, all'inizio della Commissione Bilancio gli ho chiesto un intervento, lui mi ha risposto che quello che ha detto adesso in parole povere, gli ho chiesto naturalmente anche che le norme si interpretano quando ci sono dei lati, diciamo, oscuri, siccome c'è un problema che molti municipi hanno delle commissioni con numeri difformi, naturalmente non bisogna poi arrivare a penalizzare qualcuno. Tra l'altro rilevo che è sospesa, non soltanto sono sospese le commissioni permanenti, ma come potrà confermare il presidente Manara, che me l'ha detto, è sospesa anche la commissione trasparenza municipale, che come sapete, esatto, è l'unica
commissione a conduzione dell'opposizione, come quella che stiamo facendo oggi, per cui io penso che una situazione del genere non può assolutamente avvenire. Quindi penso che sia necessario in questo caso, in attesa dell'istruttoria, fare una moratoria di quella comunicazione del segretariato, naturalmente da prendere in comune insieme al direttore del municipio. Io capisco che assolutamente bisogna rispettare le norme, ci mancherebbe che non fosse così, però c'è bisogno anche di rispettare la democrazia e le prerogative dei consiglieri tutti, soprattutto anche quelle di opposizione, perché una democrazia penso che sia la base principale. Mi sembrava di aver capito l'altra volta che a sette ci poteva essere, a sette membri, una quadra trovata, e c'è, mi pare ci fosse un accordo sia tra la maggioranza che le opposizioni, anche perché, ribadiamolo, Ostia ha più gruppi consigliari di opposizione rispetto agli altri municipi, per cui è una situazione particolare, ma proprio per questo deve essere garantito il percorso normale, anche perché sì, c'è il consiglio, ma in consiglio non si può intervenire, i cittadini non possono intervenire come in commissione per poter istruire le pratiche, per poter naturalmente portare elementi nuovi, perché altrimenti si deve fare una forzatura in consiglio. E quindi che facciamo? Da una parte siamo rigidi e dall'altra siamo elastici, per cui dobbiamo, secondo me, io penso che nel segretariato, anche perché è vero che in questo periodo sono stati super impegnati di lavoro, e quindi io le ringrazio, perché gestire questa situazione anche in videoconferenza con tutti i consigli e le commissioni, sì, si può sempre fare meglio, io sono il primo, non è che lo dico, critico e via dicendo, però onestamente in questo momento non mi sembra. Però proprio per questo, se si vuole vedere con attenzione questa situazione, si può tranquillamente sospendere quella lettera, magari fare una riunione immediatamente, però tra segretariato, direzione del municipio, io ho chiesto anche, se fosse possibile, l'ufficio di presidenza, e quindi in quel modo c'è la possibilità, secondo me, di vedere le cose con più calma e fare in modo che non vengano penalizzati soprattutto i cittadini, che magari hanno bisogno di vedere attivati dei percorsi che soltanto tramite le commissioni si possono fare. Quindi suggerirei questo pure io da parte mia. Grazie consigliere Figliomeni, ci sono altri? Se posso io, presidente, sono Malara. Prego Pietro Malara. Eccoci. Allora sì, come giustamente ha anticipato anche il consigliere Figliomeni, nel nostro caso si sono bloccate tutte le commissioni, perché ho sentito il presidente De Vito che parlava di sei commissioni, quindi ha sempre fatto riferimento solo a quelle permanenti, mentre nel nostro caso anche quelle speciali si sono bloccate. Atteso che una di quelle speciali è la trasparenza, quindi l'unico strumento in mano all'opposizione, quindi di fatto si sono bloccate tutte. Come anticipavano anche gli altri, noi di opposizione siamo sette gruppi, quindi già arrivare a sette membri per commissione vorrebbe dire tre solo di opposizione. Cerchiamo di organizzarci, ma c'è una situazione oggettivamente diversa dalle altre. Tra l'altro io mi chiedevo, nel senso che c'è una lettera, ma se eventualmente c'è il consiglio che stabilisce il numero, si bypassa comunque il consiglio, cioè c'è un regolamento specifico da dover adeguare? Perché loro parlano di adeguarsi al numero di sei, atteso che si fa riferimento a quello dell'Assemblea Capitolina, che limita a un quarto dei membri del consiglio quello dei membri di commissione, quindi a Roma sono 12, da noi sarebbero 6. Se noi a livello municipale avessimo un regolamento specifico, nel senso ci fosse un riferimento sul numero massimo dei membri, sarebbe comunque valido, oppure bisogna comunque fare riferimento a quello? Atteso che, come ha detto anche Di Giovanni, ma come sappiamo noi nel nostro caso a Ostia abbiamo la delega sulle spiagge e sul verde, avendo Pineta, avendo spiagge, in questo momento con le deleghe, col decentramento, avere le commissioni ferme in una situazione come questa, che a brevissimo dovrebbero ripartire le spiagge,
sul verde, su tutto quello che c'è da fare, avere le commissioni ferme è assurdo. Quindi o io speravo, insomma, che anche oggi potessimo avere delle risposte dal segretariato, o magari nell'arco di qualche giorno il segretariato ci dà il benestare sul numero X di commissioni, di membri, che possono essere sette, come diceva Figliomeni, perché è la quadra anche con la maggioranza. Oppure, se oggettivamente, atteso che in questo momento magari ci sono anche altre priorità, fare una lettera dall'Assemblea Capitolina, dal segretariato, chiunque altro sia, di congelare la situazione in attesa che ci sia una risposta. Vorrà dire che noi ricostituiremo le commissioni adesso con i numeri vecchi, e poi se fra un mese o sei mesi si pronuncia il segretariato, ci adegueremo. Però nel frattempo far rimanere tutto fermo, soprattutto non per sminuire le altre, assolutamente, che sono più importanti per altri versi, ma la trasparenza è importante per il verso che è quello che è il ruolo di questa commissione. Quindi secondo me ci dovremmo trovare un compromesso che consenta di poter iniziare i lavori prima possibile. Fosse il congelamento di quella lettera piuttosto che una risposta immediata o quasi, mi auguro che si riesca a avere qualche risposta. Se no, noi siamo fermi, stiamo facendo i consigli cercando di sopperire a quelle che sono le mancate convocazioni delle commissioni, consigli che tra l'altro non hanno la pubblicità e la diffusione alla cittadinanza necessaria, perché come sapete non vanno in streaming, e quindi sono dei consigli a scatola chiusa, sono tra di noi, e se c'è l'invitato che può partecipare, altrimenti nessun cittadino, non dico possa interagire, ma neanche assistere a quello che è il consiglio, e anche questo non è secondario secondo me in questo momento. Grazie. Grazie Presidente. Posso parlare, Presidente? Sì, prego Direttore. Grazie. Allora, no, brevemente. Intanto volevo dire che a causa delle dimissioni del consigliere Mantuano e la surroga con il nuovo consigliere De Martino bisogna rinominare e rifare tutte le commissioni. Quindi, diciamo, al netto di questa questione che stiamo discutendo questa mattina, le commissioni comunque sono tutte da rifare. Il primo punto, e a breve faremo, come sapete tutti, un consiglio per questo. E detto questo, io vorrei ribadire un po' quello che ho detto anche l'altra volta, nel senso che qui non è che si tratta di dare numeri, cioè 5, 7, 9, 12, il problema è, mi metto anche nei panni del segretariato, quindi del segretario Militi, non è che può decidere lui, cioè lui oggi sta applicando la regola, non è che si è alzato la mattina e ha detto ho deciso che da oggi in poi le commissioni sono serie, lui ha posto una questione di regolamento, quindi io non credo neanche, poi mi posso anche sbagliare, ma non credo neanche che il segretario abbia il potere di poter dire facciamo una tregua, stiamo a 7, stiamo a 8, stiamo a 9 in attesa di... Cioè, una volta che si è tracciata questa linea e si è stabilito che comunque un numero elevato non è regolare, è l'unico strumento per poter ovviare a questo è un intervento della politica, cioè un intervento dell'Aula Capitolina in cui si modifica il regolamento, in cui si dà una eccezione ad Ostia, ma voglio dire, quello che è successo ad Ostia in questo momento in cui ci sono sette lupi, può succedere in qualunque altro municipio, quindi credo che sia una norma non tanto su Ostia, ma debba essere una norma generale che vada bene per tutti i municipi che potranno avere in futuro lo stesso problema. Quindi non è che il segretario può dire in maniera autonoma no, facciamo a questo punto, va bene 7, rispetto a cosa? Cioè non lo vedo una cosa semplice, credo che invece sia percorribile la strada della politica, cioè l'Aula consigliare, i consiglieri capitolini modificano il regolamento e in quel momento si danno ad aperture a delle eccezioni che ci potrebbero essere, perché se no la cosa la vedo dura, cioè il sistema oggi è rigido, quello è, non è che si può ovviare a seconda dei gruppi politici o a seconda della presenza dei consiglieri in commissione, quindi su questo dovremmo essere tutti chiari.
dare questa incombenza al segretariato, secondo me, non è corretto. Lui non può decidere, lui sta applicando la regola, non è che sta dicendo cose diverse. Grazie. Scusate, stavo parlando, ma avevo il microfono disattivato. Grazie, direttore. Volevo dire, sì, prima di dare la parola ci sono prenotati un paio di consiglieri, ma si è dimesso proprio da consigliere un consigliere o... Sì, sì. Sì, si è dimesso il consigliere Mantuano, la consigliere. Però posso dire una cosa, poi c'è anche il presidente dell'Assemblea Capitolina, che può, cioè, la persona, di che gruppo politico è? Maggioranza? No, opposizione. No, era entrato con il 5 Stelle, era passato, adesso era alla Lega, il subentrato è il primo dei non eletti del Movimento 5 sì, Stelle, che sì. Però è entrato al gruppo misto. Vabbè, quindi vabbè. No, perché si era riferito a Scribi. Lo... Marco, che è dimesso perché è diventato dipendente capitolino, ha vinto il concorso, quindi è esatto. No, vabbè, ma non volevo sapere questo, era solo una questione... che nell'ambito di un gruppo, se si dimette un consigliere, il capogruppo automaticamente lo sostituisce, ovviamente con il subentrante. Una volta facevamo così, poi le cose, io sto invecchiando, quindi può darsi che ricordi male. Va bene, allora, avevano chiesto la parola, scusate, non ci vedo più, ecco, ovviamente adesso qui si è bloccato tutto. Sicuramente aveva chiesto la parola a Bordoni, se non vado errato, e poi... E la collega Montella. Prego, allora, consigliere Bordoni. Sì, grazie a tutti, saluto gli ospiti. Allora, io credo che il segretario, insomma, deve un attimino, magari in ufficio di presidenza, io non so se Marcello è riuscito a convocarlo e discutere della questione, perché io ho letto il regolamento, in effetti parla di 6 persone, però insomma mi sembra che in molti municipi la situazione è un po' fluida. Secondo me, voglio dire, bloccare le commissioni poi diventa comunque una difficoltà poi della macchina, della gestione della macchina istituzionale e della macchina amministrativa, perché comunque le commissioni hanno una funzione importante. Quindi io credo, anche se ci muoviamo su questioni sollecitate dal direttore, dal segretariato, insomma, secondo me il municipio se ne deve far carico, nel senso che credo ad oggi quante sono le commissioni, quanta gente c'è a commissione? Faccio la domanda a De Bernardini. No, scusa, 6, 8, 9, quanti sono? No, sono le 6 commissioni più le speciali, sono commissioni no, da 12 membri. 12 membri. 12 membri. Sono 12 membri. 12 membri, 7 maggioranza, 5 opposizione. Mi sembra il doppio rispetto. Il doppio, esattamente il doppio. I consiglieri se ne assumono la responsabilità, fanno una riorganizzazione motivata, a 7 membri, a 8 membri motivano perché Ostia, le particolarità, i gruppi consigliari, tutto quanto, intanto già rispetto a prima hanno comunque diminuito, fermo restando evidentemente che vanno a porre il problema dei 6 membri, in maniera tale che questa, diciamo, almeno l'attività non... E poi parliamo col segretario e capiamo. Poi se c'è da fare anche una modifica di regolamento, di statuto, la possiamo mettere in campo benissimo, magari dando l'autonomia ai municipi e fissando un tetto massimo di numeri a commissione. Io credo che questo si possa benissimo fare, lo dico a Marcello, lo dico anche agli altri colleghi. No. Ok, Davide ha chiuso, ha finito? Sì, io sì, diciamo per uscire da questa impasse. Poi i consiglieri possono anche votare la delibera, pure se non c'è. Non so se serve la cosa amministrativa, l'autorizzazione amministrativa della delibera, siccome sono atti di indirizzo, voglio dire, non credo. Grazie, grazie collega Bordoni. Sì, le scelte, le cose, insomma, no, non ho capito se il segretario se ne è accorto all'ultimo di questa vicenda, però insomma, vabbè, alla fine poi, come dice giustamente il direttore Bernardini, non è che si è svegliato una mattina, si può essere svegliato una mattina nel senso che se ne è accorto una mattina, ecco. Però voglio dire, c'è un tema e quindi non è che poi decide, anche perché non è una figura che decide lui, quindi applica...
le norme, e quindi diciamo da questo punto di vista, però spetta un po' alla politica risolvere questo problema, e c'è ovviamente un problema di rappresentanza a Ostia soprattutto delle forze politiche di opposizione, ma comunque vengono sottostimati pure i colleghi, pure i consiglieri di maggioranza da questo punto di vista, quindi non so cosa, ma qualcosa penso che ci dobbiamo inventare. Allora, Presidente Palumbo, scusi, solo un inciso per collegarmi a quello che ha detto Davide, che la Presidente del Consiglio del 10° Municipio ha fatto e ha scritto una proposta al segretario di fare le commissioni da 7 membri. Ah, che era emerso già l'altra volta. Abbiamo scritto, ma non abbiamo ottenuto risposta. Sì, infatti non è stata risposta a quella lettera. Secondo me poi con l'autonomia che avete la potete prendere e votare. Se c'è un tema. Non so se sbaglio, adesso me lo conferma magari il nostro direttore, ma credo che ci sia comunque poi il parere del direttore su questa delibera. E beh, il direttore è come un po' il commissario di governo. Esatto. Va bene, collega, prima di dare la parola quindi alla collega Montella, volevo solo concludere dicendo che c'è un tema che riguarda il rispetto delle norme, ma c'è anche un tema che riguarda la rappresentanza, quindi la politica se ne deve far carico, sperando che ci sia, come dire, ma non nel senso che debba chiudere un occhio il segretario, eccetera, ma si arrivi ad una situazione. Adesso vediamo rispetto alle ultime cose che aveva detto il Presidente De Vito, quali saranno le determinazioni del segretario. Aveva chiesto la parola la collega Montella, vedo che è entrato il consigliere Bozzi, che saluto. Buongiorno, anch'io sono entrata da qualche minuto, Monica Pitta. Buongiorno Palumbo, buongiorno a tutti. Andrea Bozzi, buongiorno a tutti, grazie. Margherita, che chiamo per nome, non per ma per la mia impossibilità nel ricordare il cognome, scusa, senza... Prego, allora prego consigliere... Allora, io volevo... praticamente concordo con il direttore che dice che va risolto assolutamente il problema, perché Ostia e soprattutto il municipio decimo merita la sua democrazia, soprattutto sappiamo bene che insomma è stato sciolto per mafia tanti anni fa, e quindi insomma è un territorio che insomma deve funzionare assolutamente dal punto di vista politico. E poi questo diciamo penso che sia soprattutto un problema di numerosità, perché poi a livello di costi se ho capito bene, ogni consigliere c'ha un tot massimo, quindi seppure ne fa di più di commissioni, il budget quello è, e quindi non è diciamo un problema di diciamo che si va a spendere di più. Infatti questo aspetto del segretario che diceva che c'è un danno erariale non lo capisco qual è, però forse se c'era presente oggi ce lo poteva pure spiegare, perché io non l'ho capito. Invece riguardo a, cioè devo essere sincera, devo fare mia colpa tutto diciamo il gruppo del Movimento 5 Stelle, che noi il 30 gennaio 2018 abbiamo cambiato lo statuto di Roma Capitale. In quell'occasione si poteva mettere mano a questi problemi strutturali. La stessa cosa, il regolamento comunale l'abbiamo cambiato il 22 maggio 2018, e anche in quell'occasione abbiamo perso questa occasione di poter intervenire. Quindi io purtroppo devo fare, cioè, ci dobbiamo mettere insomma tutti logico che è un consigliere in particolare che ha seguito queste riforme, sappiamo bene che Sturni che è quello che ha seguito, però se già da allora ci si metteva mano, oggi non staremo qui soprattutto a parlare di questi problemi, e soprattutto e il municipio decimo avrebbe la sua avrebbe il funzionamento delle commissioni, avrebbe tutto quello che merita quel territorio. Quindi io non cioè, ripeto, ma perché siamo arrivati ad oggi e non l'abbiamo fatto prima? Questo lo chiedo anche al presidente Marcello Di Vito, che lo so, capisco che stiamo facendo sforzi enormi con la videoconferenza, però questo tema poteva essere diciamo spinto già allora, quando Sturni aveva fatto questi interventi di tipo normativo. Cioè in quell'occasione qualcuno ha fatto questo tipo di
di attenzionato questo problema, oppure non c'è proprio stato questo, cioè, oppure magari è stato attenzionato e qualcuno ha detto no, non si deve fare, perché ad esempio oggi dobbiamo fare una riforma del genere con lo statuto e con un regolamento comunale che non è che si fa così in due minuti, cioè sono cose importanti, insomma, di un certo livello, e quindi nel momento in cui si mette mano a un regolamento, io penso che in quell'occasione bisognava studiare tutto, non solo le cose in cui Sturni ci teneva tanto e che era la partecipazione dei cittadini, quello è importante, ma soprattutto le commissioni sono importanti, questo volevo dire, grazie. Chiedo scusa, solo per specificare alla consigliera Montella che il problema dei costi non è tanto dovuto a un gettone di presenza, perché è vero che effettivamente c'è un tetto massimo, il problema sono i rimborsi. Cioè chi partecipa alla commissione poi il municipio deve farsi carico di rimborsare l'azienda. Ora, può essere anche che nessun consigliere necessita dei rimborsi, ma quello che vale è la norma generale, non è che vale che siccome non c'è nessun consigliere che ha rimborsi, allora a quel punto si può fare. Cioè la norma di carattere generale prevede questo, quindi è chiaro che se io ho n commissioni in cui partecipo, il comune deve farsi carico di dare rimborsi all'azienda, quindi questo è il problema, non tanto il gettone di presenza. Ebbene, allora cambiamo anche questa regola, mettiamo anche dei tetti ai rimborsi, che sarebbe una cosa importante. Niente, posso? Bozzi? Prego, prego, chi è? Bozzi, sì. No, un momento, Bozzi, Andrea, scusami, ho delle persone prenotate, ti metto, che non è un problema per te. Scusate, perché non vedo la chat per prenotare, quindi mi volevo prenotare. Perché abbiamo un problema che abbiamo inserito tutti, quando inseriamo però purtroppo non entra in automatico nella chat. Rispetto grazie. All'ultima cosa che diceva la consigliera Montella, la collega Montella, vabbè, questo è un tema che ovviamente diciamo più generale. Io ho anche sollecitato al presidente della commissione Sturni che riguarda l'applicazione della legge su Roma Capitale. Noi non possiamo continuare a fare quelli che mettono, mi ci metto pure io, la testa sotto la sabbia per paura del populismo e per paura di tanti altre, di altre paure, l'articolo sul giornale e diciamo un'immagine che si dà della politica che io comunque continuo a ritenere sbagliata, perché noi per esempio siamo inadempienti da lungo tempo, dai tempi anche della sindacatura Marino per esempio, quindi ci metto tutto il centro-sinistra per quei due anni e mezzo che vale, rispetto alla legge che prevedeva per esempio la riforma e l'individuazione di un'indennità da parte dei consiglieri per i consiglieri comunali di Roma Capitale, dell'Assemblea Capitolina, e così valeva, non so se a pioggia, anche per quanto riguarda i consiglieri dei municipi, però noi per esempio siamo inadempienti da questo punto di vista ancora su questa vicenda, ed è il tema che riguarda appunto i rimborsi al datore di lavoro, perché voi ricorderete, persone un po' più grandicelle come il sottoscritto ricorderanno quello che si è fatto su questa vicenda negli anni passati, è stata richiesta della procura anche giustamente, anche se però dal punto di vista formale queste hanno, come dire, portato al nulla assoluto, perché dal punto di vista formale dico una cosa lì, se uno lavora e guadagna 10.000 euro al mese l'amministrazione comunale deve rimborsare negli orari in cui il consigliere è impegnato per il suo mandato, nello svolgimento del suo mandato, è impegnata appunto a rimborsare l'azienda. Io ricordo tanti casi che negli anni passati, non ci ritorno sopra, però andrebbe fatta una cosa equilibrata, perché insomma io mi permetto di dire, siamo anche in streaming, che è una cosa folle che un consigliere comunale, se mi permettete, debba ancora andare a fare, a pietire le commissioni, le presenze dei gettoni del Consiglio Comunale e arrivare, per uno che ha delle responsabilità, soprattutto quando sta in maggioranza, di un certo livello, a cifre ridicole, ancor più per quanto riguarda i municipi, dove appunto abbiamo addirittura ridotto questa sorta di rimborso a gettone, rispetto per esempio, non perché stiamo parlando del decimo, ma penso a tutta la storiografia che abbiamo fatto sull'autonomia del decimo, eccetera, l'ufficio servizio giardini decentrato, l'unico a Roma, eccetera, eccetera. Poi abbiamo consiglieri, mi pare guadagnino, se fanno tutte le presenze, 680 euro al mese.
uno fa il consigliere di un municipio che di fatto è una media città italiana, insomma, con tutti i problemi che diceva la collega Montella e con tutti i problemi che conosciamo, che non riguardano solo Ostia, ma che riguardano la nostra periferia o comunque qualsiasi altro municipio di Roma. Quindi questo è un tema che deve affrontare la politica. Se poi decidiamo di togliere, ecco, stiamo in tema, stiamo parlando, stiamo su Ostia, se uno decide di togliere la testa da sotto la sabbia, ma qui parlo dei consiglieri della Sindaca Capitolina, ed affrontare questo problema che è un problema che c'è, insomma, che risolverebbe tante questioni. Rispetto alle cose che diceva Monica, potremmo arrivare ad un equilibrio. Avevamo fatto a suo tempo dei conti quando ci eravamo occupati di questa cosa durante la sindacatura Marino, e avevamo trovato una sorta di equilibrio in cui addirittura l'amministrazione comunale andava a, diciamo, a risparmiare risorse, perché uno doveva fare una scelta rispetto al tipo di indennità, di lavoro, eccetera, eccetera. Comunque questo è un altro tema che affronteremo e che dovrebbe affrontare il presidente Sturni e la collega Montella. Sì, chi c'è? Ah sì, Ferrara aveva chiesto la parola. Poi c'è Bozzi. Presidente, grazie. Chiedo scusa, la interrompo, mi può segnare per parlare, sono malata. Sì. Grazie. Presidente, avevo chiesto anch'io, sono Celli. Avevo messo le facciate. Ho un problema, prima avevo dimenticato la Celli, prima di Paolo Ferrara c'è la collega Celli, poi, perché non mi si apre la chat a me, c'è la collega Celli, poi c'è il collega Ferrara, facciamo subito, e poi c'è Malara, e poi non so se ci sono altri, perché non so se Bozzi voleva intervenire. È possibile? Sì, grazie parlare. Presidente, sì, Bozzi pure, sì. Era Picca, sì, Picca. Grazie. Guardi, prego. Presidente, sarò brevissima, perché tanto molto è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Ma io dico, in questo momento dove, come mi sembra che tutti vogliono convergere verso l'unico obiettivo, mi sembra che anche la maggioranza sia d'accordo per dare appunto pari dignità alle persone all'interno dei membri all'interno delle commissioni. Allora io da una parte sono d'accordo con quello che dice il direttore, cioè che comunque questa cosa potrà capitare anche in altri municipi e quindi probabilmente si dovrà rivedere un piano generale di revisione di quello che riguarda il regolamento. Però oggi abbiamo questa esigenza e in virtù di quello che diceva anche il collega Bordoni, esiste un regolamento, esiste un'autonomia in quel municipio. E allora facciamo in modo che chiediamo al segretariato eventualmente se in base all'autonomia il municipio può autonomamente deliberare una modifica del regolamento del municipio stesso, perché altrimenti non ha senso. Cioè è vero che l'autonomia l'abbiamo per molte altre cose, ma in questo caso ci può essere questo utilizzo di questa norma. Allora in questo caso senza che dobbiamo andare a rivedere il regolamento generale, che poi sicuramente si dovrà fare, però facciamo in modo che questa cosa può avvenire direttamente oggi utilizzando le norme dell'autonomia sul territorio e quindi velocizzando anche la cosa nel caso in cui il segretariato si pronunciasse che serve una modifica. Cioè facciamolo direttamente dal territorio e non passando dall'Assemblea Capitolina. Se poi ovviamente avremo la possibilità, si rivedrà in maniera generale per tutti i municipi. Oggi però lì c'è un problema e i problemi vanno a mio avviso risolti contestualmente al sorgersi. Quindi io la mia richiesta è: il segretariato, scusate, il municipio può deliberare eventualmente per una modifica interna al territorio stesso? Su questo intendo. E quindi servirebbe il segretariato ovviamente qui per sapere questo. Non so se vogliamo farlo ufficialmente come commissione e chiedere al segretariato se il municipio può deliberare già. A posto. Vorrei una risposta magari presto su questo. Mi sentite? Sì, sì, no, no, ti sentiamo. Senti, allora, Svetlana Cioli ha parlato, Paolo Ferrara, prego Ferrara. Sì, grazie Marco. Intanto riconosco la tua onestà intellettuale nel momento che dici che i ritardi dovuti ai regolamenti, alle necessità dei consiglieri, voglio dire, sono diffusi e sono rimandati, voglio dire, a più amministrazioni. Perché questo è vero, lo riconosco, un po' meno quando la consigliera Montella, che ricordo era nella maggioranza nel momento in cui stavamo parlando e in modo energico contribuiva più o meno ascoltata alle soluzioni da dare e alle impostazioni da dare su quei documenti che hanno portato a modifiche importanti,
e devo dire che non ho visto da parte sua nessuna indicazione in merito ma a questo. Ce lo siamo scordati tutti insieme. Che Sturni ha centralizzato il lavoro e non ha fatto fare nessuno. Madonna, poi ti mostro tutte le mail che ho ricevuto, così vediamo se hai ragione tu o io. Posso intervenire? Lei avrà modo poi di dire quello che vuole su questa cosa, ma Monica, non è un attacco a te, sto dicendo sostanzialmente che in quel momento quella modifica nello specifico non è stata proposta da nessuno, e venire qui a dire alla maggioranza che non l'ha fatto quando eri maggioranza in quel momento, voglio dire, grida vendetta. Detto questo, però, io credo che ci sia bisogno di una nota propositiva da parte di tutti. Paolo, l'ho sentita, il tuo territorio che ha problemi, tanto. Non il mio, e quindi eri tu che avresti dovuto preoccuparti, non noi. Allora, detto questo, credo che le note positive le ho sentite su questa questione. Ho fatto il consigliere municipale, so quanto è difficile, e credo che il rispetto a tutti i consiglieri che in questo momento sono sui territori e sono nei consigli municipali vada dato anche in funzione della risoluzione di questo problema. È importantissimo, lo ritengo importante. Ritengo importante che ci sia un'espressione di democrazia all'interno delle commissioni, anche della minoranza, perché è giusto che ci sia, è giusto che anche un valore aggiunto al lavoro che poi le maggioranze fanno, per cui mi associo a qualsiasi richiesta che possa essere risolutiva in tempi rapidissimi, però, perché già manca un anno, se non troviamo una soluzione rapida diventa veramente problematico, per cui ti ringrazio Marco del lavoro che stai facendo, grazie. Grazie a te Paolo. Allora c'è Malara, giusto? Sì, Malara. Prego, Presidente. Eccomi, sì. Anch'io naturalmente volevo ringraziare il Presidente Palumbo, soprattutto perché lavorare bene con questa commissione dimostra quelle che sono le potenzialità della commissione stessa. E quindi nel mio piccolo, mi riporto sul municipio, l'opposizione non ha la commissione trasparenza, che non è secondaria rispetto agli altri aspetti. Per quanto riguarda i rimborsi, che giustamente diceva il direttore, non sono tanti i gettoni presenza, perché il gettone presenza è contingentato a 15 presenze, non se ne possono più fare se anche partecipassimo a 30 commissioni. Però secondo me è vero che deve valere una norma generale, ma bisognerebbe anche valutare la specificità del territorio, nel senso che magari da noi abbiamo magari 12 membri a commissione, però c'è un solo consigliere che chiede rimborso. In altri municipi dove hanno 6 membri a commissione, tutti e 6 chiedono il rimborso, e quindi da quel punto di vista il vantaggio economico non si ha più. Quindi è vero, deve valere e ci deve essere una norma generale, però secondo me anche nella specificità bisognerebbe intervenire. Abbiamo noi abbiamo le spiagge, abbiamo la delega al verde, non credo che possiamo avere le stesse prerogative del primo municipio, che magari la spiaggia più vicina sempre Ostia è. Quindi se noi abbiamo modo, io mi collego anche a quanto diceva il consigliere Celli, nel senso che abbiamo autonomia, come avevo detto prima, noi come municipio a modificare il regolamento, a fare una proposta, adeguarci, assumendoci noi dal punto di vista politico una decisione del genere, perché comunque tra maggioranza e opposizione la quadra noi l'avremmo trovata, nel senso che se noi portiamo a 7 membri come da proposta del Presidente del Consiglio, intanto si rispetterebbe la percentuale d'aula che altrimenti non è rispettata, si ridurrebbero comunque di 5 membri a commissione, che quindi vorrebbe dire ridurre di quasi il 50% i membri, e si consentirebbe l'inizio dei lavori, perché è vero che serve in questo momento un provvedimento, sentire il segretariato, avere una norma, però non è secondario l'aspetto tempo, nel senso che se passano altri mesi, siamo a tra 10 giorni devono riaprire le spiagge, non si è potuta fare una commissione per capire come muoverci, la stagione balneare è iniziata praticamente adesso, a parte l'aspetto emergenza, ma comunque non ci siamo potuti riunire ormai da un pochino. Se avessimo una linea da poter seguire, anche il fatto di dover rifare le commissioni, perché al posto di Mantuano adesso c'è De Martino, diventa secondario, perché se sappiamo che possiamo fare le commissioni da 7 e si fanno, ci riuniamo, diamo i nomi, al primo consiglio utile vengono ufficializzate le delibere sulla composizione e abbiamo risolto.
perché continuare a chiedere l'intervento o del segretariato o dell'assemblea capitolina, ben venga, ci mancherebbe, solleverebbe noi e il direttore da questa situazione, però quello che a noi serve sono i tempi, perché se non abbiamo tempi brevi, stiamo cercando di sopperire con i consigli, ma non bastano le commissioni, soprattutto le commissioni ambiente, commissioni, c'è l'aspetto sicurezza, c'è l'aspetto commercio, sociale, cioè non si stanno riunendo nessuna commissione, e la trasparenza comunque non può fare il suo ruolo di, tra virgolette, controllo su quello che è l'operato, perché materialmente siamo fermi completamente. Secondo me, io questo chiedo, se noi abbiamo autonomia, credo che non ci siano problemi a livello municipale, né da maggioranza né da opposizione, a fare a brevissimo una modifica del regolamento o una proposta di delibere che vengono portate in aula. Chiedo a voi, se vengono votate, sono valide o il segretariato comunque blocca i lavori? Se così fosse, noi prenderemmo un provvedimento immediato. Se così non fosse, vi chiedo cortesemente di accelerare i tempi con l'ufficio di presidenza, col segretariato, comunque sia, per avere una risposta in tempi celeri. E, come giustamente diceva Ferrara, tra un anno finisce il mandato, ma non è tanto quello dell'anno del mandato, è proprio l'emergenza in questo momento di avere commissioni che si riuniscano, soprattutto per l'aspetto non secondario, che i cittadini, le associazioni di categoria, nessuno può partecipare, neanche ai consigli, e i documenti che arrivano in consiglio o arrivano che li devi votare a scatola chiusa perché in commissione non sono passati e non si sono affrontati diversi problemi e diversi aspetti che in quella sede devono emergere, o altrimenti bisogna, i documenti non troppo importanti vengono bloccati fino a chissà quando, dicendo ok, devono passare in commissione. E secondo me è un lavoro, insomma, a metà, per non dire a un terzo. Grazie. Grazie Presidente. Scusa, Marco, Presidente, ma questo... non mi dai tempo mai, stavo per dirlo. Allora, tu hai scritto quella roba lì? No, a me risulta che la registrazione... Io, Presidente Palumbo, se mi può assegnare la Presidente Di Pillo quando può prendere per darmi la parola. No, scusa tesoro, non mi avevi... No, sì, ok. Presidente Palumbo, se mi può mettere in coda alle prenotazioni di Giovanni, capogruppo Movimento 5 Stelle. No, Marco, solo una cosa, di solito la registrazione compare con i minuti che sta registrando, invece in questo momento non compaiono. Un'ora... Non vorrei che come l'altra volta che poi non stai registrando. È avviata, a me da un'ora e 16 minuti per il momento, e se vado sulla mascherina... Sì, Ma dove lo stai registrando però? Perché non è nella commissione che stai registrando, perché qua non risulta. A me si dice, comunica ai partecipanti, registrazione in corso, comunica ai partecipanti che la registrazione è in corso. L'orologio cammina e se vado sulla mascherina mi dice interrompi registrazione, quindi se la posso interrompere vuol dire che è avviata. Agli altri consiglieri come risulta? Confermo Presidente, a me mi risulta Marco Palumbo. Marco ha avviato la registrazione, un'ora, 8 minuti e scorrono i secondi. Ok. Anche per me. Anche per me. Vabbè. Io non lo vedo allora, vabbè. È speciale, e che vedevo dire? Purtroppo, no, per fortuna è speciale. Collega, allora ci sono, Malara è intervenuto, allora io ho prenotati. Consigliere Bocci, la consigliera Picca, la presidente Di Pillo e Di Giovanni. Vogliamo dare la parola subito alla presidente e poi eventualmente agli altri consiglieri per dovere rispetto istituzionale. Se non avete problemi, do la parola alla presidente Di Pillo. Ma non c'è più la Presidente? Mi sentite? Sì. Ah. Allora, se la Presidente... Eccomi. Ah sì, ecco. Vabbè, eccomi, ci sono. Mi sentite? Sì. Forte e chiaro. Allora, io vabbè sarò molto sintetica, tutte le cose che ho già detto la volta scorsa. E non è bello innanzitutto e non è semplice comunque fare il Presidente in questa maniera qua. E già abbiamo una situazione, io la ripeto, che siamo arrivati in corsa in una consigliatura più piccola,
che dura di meno, soli 3 anni. Già abbiamo questa situazione di pandemia che ci costringe a stare in questa situazione non de visu e quindi già è estremamente particolare, ma non avere neanche poi la possibilità di avere un dialogo completo all'interno del Consiglio, voglio dire, non è il massimo, lo dico proprio in maniera quasi per fare un appello, quindi io chiederei veramente a tutti, dal segretario generale al direttore, ai colleghi consiglieri capitolini, al presidente dell'Assemblea capitolina, di trovare al più presto una soluzione. Cioè in questo consiglio paradossalmente abbiamo già la soluzione, perché ce l'abbiamo a portata di mano, che mette d'accordo tutti, maggioranza e opposizione. Io non so in quale altre situazioni possa capitare una cosa del genere, con dei consiglieri di maggioranza e opposizione che chiedono tutti la stessa cosa, cioè fare queste commissioni di 7, che alla fine è un consigliere in più per commissione rispetto alla norma proprio generale, ma che è una riduzione di 5 membri a commissione rispetto a quello che era prima, quindi è veramente tanto, e in questa maniera qui si darebbe, diciamo, si assicurerebbe la rappresentanza politica per tutti, insomma un'equità anche di partecipazione. Quindi io credo che veramente possiamo fare un qualcosa, se non altro in attesa che ci si pronunci per cambiare lo statuto, ci si pronunci per cambiare la norma, tutto quello che si può fare affinché poi non ci si trovi più in questo impasse. Ma in questo momento qui noi abbiamo l'esigenza di far ripartire il dialogo democratico all'interno del Consiglio e le commissioni, perché le cose da affrontare sono tante, soprattutto in un momento come questo legato all'emergenza, e forse anche proprio questo fatto che c'è questa emergenza ci può dare il là e consentire di essere un pochino più flessibili sulla norma, perché in definitiva ci restano veramente pochi mesi per lavorare, e quindi voglio dire, siamo arrivati fino adesso, ok, ce ne siamo accorti, non era giusto come era il sistema prima, ma adesso ridurre le commissioni con 7 membri, io penso che si faccia veramente un grosso passo avanti. Quindi chiedo francamente, in maniera accorata, l'aiuto di tutti per far uscire il 10° municipio da questa impasse che non fa bene a nessuno, ma soprattutto non fa bene ai cittadini in questo momento qui. Grazie, ho concluso. Bravo Giuliano. Grazie Presidente, sì, diciamo che condividiamo l'intervento del Presidente, tra l'altro c'è anche un tema che riguarda la trasparenza, ma che era un tema che io avevo posto anche per amore della verità sulla Commissione Trasparenza Capitolina, nel senso che purtroppo stiamo legati ai numeri, però proprio appunto pure sulla trasparenza capitolina io ho il problema che dall'inizio del mandato purtroppo non ho la rappresentanza di tutte le forze politiche e dei monogruppi, per cui purtroppo io credo invece che sulla Commissione Trasparenza sarebbe giusto appunto avere una presenza di tutte le forze politiche. Certo questo ci creava un problema, perché mettere tutte le forze politiche ci avrebbe portato ad aumentare giustamente ovviamente anche i consiglieri di maggioranza presenti in commissione, avremmo avuto una commissione già oggi di per sé è abbastanza numerosa per la contentezza dello staff della commissione, e quindi avremmo superato anche le 12 o 13, le 14 o 15 unità se non vado errato. Però insomma ecco, serve il buon senso, come stiamo risolvendo un po' di problemi che riguardano appunto alcune vicende che ci portiamo avanti da un po' di tempo e che diciamo tra virgolette con la scusa Covid, ma insomma c'è un problema, penso all'acqua a Castelverde B4, dico l'acqua potabile, dico una cosa che non c'entra con questo ordine del giorno, però è una cosa che insomma è folle che per motivi di sanità eccetera durante l'emergenza Covid noi stiamo senza acqua potabile in un piano di zona, no? E quindi alla fine mi pare che stiamo tornando arrivando a Dama, credo che no, questo è un problema che rispetto a quello magari è anche un po' diciamo più da addetti ai lavori, però insomma credo che insomma su questa cosa potremmo un attimo trovare una soluzione. La politica è disponibile, speriamo sia disponibile il segretario generale, io credo che
Al di là di questo, questo non ci deve portare, perché appunto c'è un'emergenza Covid, risolviamo il problema così e poi non lo affrontiamo più. Ma insomma, in questa prima fase, probabilmente anche rispetto alla situazione che stiamo vivendo e per le peculiarità del municipio decimo, credo che forse è una cosa che non può decidere ovviamente il direttore De Bernardini, ma che magari, diciamo, potremmo trovare una quadra con il segretariato su questa cosa, quantomeno in una prima fase di emergenza, con, come dire, la disponibilità da parte della politica di risolvere, del municipio anche, di risolvere una volta per tutte questo problema. Però io poi credo che appunto, se passiamo ad una riduzione molto importante del numero dei membri delle varie commissioni permanenti di quel municipio rispetto al numero precedente, e diciamo l'aumentiamo di fatto di una unità, che non so se è un'unità piena, ma un po' meno di un'unità piena, penso che potrebbe essere, diciamo, una sintesi, e che, diciamo, anche la politica ha fatto in questo caso, farebbe addirittura più di un passo indietro, però riuscirebbe, come dire, a contenere i problemi che sono stati detti e che abbiamo affrontato sia nella commissione precedente che in questa. Chiesto allora io a questo... Presidente, posso fare una proposta che forse può aiutare? Prego, direttore. Prendo spunto anche da quello che ha detto il presidente Di Pillo. Allora, noi potremmo fare così: visto che a Ostia dobbiamo rifare le commissioni per le dimissioni del consigliere Mantuano, in sede di rinomina delle commissioni si possono nominare le commissioni con 7 membri e quindi sbloccare questa chiusura, mettendo però la delibera condizionata al parere del segretariato. Beh, io credo che... così io la faccio, non ho problemi. Secondo me sì, secondo me, anche perché poi la questione non è... Allora, a quel punto noi sblocchiamo comunque le commissioni, si fanno da 7 in attesa del parere del segretariato, che poi quando si esprimerà dirà ok, va bene oppure no, se no si ricambia. Però nel frattempo ovviamente mettiamo nelle premesse la necessità di continuare, visto l'emergenza, tutta una serie di cose, mettiamo l'esigenza di fare le commissioni, si fanno a 7, quindi si scriverà anche la notevole riduzione, tutte cose che sono dette stamattina, ma la delibera la condizioniamo al parere futuro, in attesa dell'espressione del segretariato sul merito. Io così la faccio, se proprio va bene. Che poi di fatto diciamo è sempre così, sempre condizionato al parere del segretario. Non so se il presidente De Vita ha sentito e se è d'accordo, diciamo che mi potrebbe... Sì, sembra, sono d'accordo. Tra l'altro volevo far seguito a quell'intervento che avevo fatto inizialmente, no? Dove vi dicevo appunto c'è stata questa riunione il 17 aprile con alcuni dei presidenti dei consigli municipali. Il quinto municipio che non ricordavo era il 12°, quindi erano primo, ottavo, nono, 12° e 14°. E tutte queste questioni sono state messe sul campo, no? E a questo punto io direi, visto che il segretariato in quell'occasione prese nota di tutti questi punti, io rifisserei a questo punto a stretto giro una nuova riunione, magari in sede dell'ufficio di presidenza, coinvolgendo anche i presidenti dei consigli municipali, per arrivare ad una quadra, anche per capire come queste cose devono essere attuate. Perché ripeto, in quella sede i presidenti dei consigli municipali evidenziavano appunto il tema del loro potere di decentramento, e che lo statuto e i regolamenti del Comune di Roma stabiliscono che le commissioni siano 6, a loro dire, non anche il numero dei membri. Tra l'altro, mentre nel settimo ho sentito che ritenete il numero ideale di 7 come commissari, alcuni municipi, come il 12°, dicevano per noi il numero ideale è 8, perché 6 commissioni per 8 consiglieri, 48 diviso 24 che sono i consiglieri, sono 2 a testa, ritorna. In alcuni municipi stanno un po' di più, tipo l'ottavo municipio mi pare che abbia 10 commissari per commissione, per cui io direi mi impegno a fare questo ufficio di presidenza a stretto giro per verificare anche come si deve fare, se è necessaria una modifica dei regolamenti o se possiamo operare per interpretazione con i regolamenti che già abbiamo, e vedere se si può rimodulare il numero delle commissioni tra 6 e 10 consiglieri, ad esempio, oppure stabilire che siano 8 e via discorrendo. Quindi magari la prossima settimana già convochiamo un ufficio di presidenza, allargandolo anche ai presidenti dei consigli municipali. Ecco, in quell'occasione il segretario ha chiesto un po' di tempo per
valutare tutte le osservazioni che gli erano state fatte, appunto che il numero di sei consiglieri comporta, che appunto questo, appunto 36 seggi, diciamoli così, chiamiamoli così, diviso 24 che sono i consiglieri, che fa 1,5, quindi 12 consiglieri hanno un posto, 12 consiglieri ne hanno due, insomma, la questione della rappresentanza, quindi che la maggioranza a 4 è iper rappresentata, l'opposizione a 2 è sottorappresentata, quindi non si riesce a dare spazio a tutti gli altri gruppi. Poi ogni municipio ha le sue peculiarità, voi avete le vostre, al decimo e l'ottavo ce n'ha altre, il dodicesimo ce n'ha altre. Quindi vi farei, per capire appunto cosa ci dice il segretariato, se già nell'ambito delle regole attuali riusciamo a rivedere un po' quell'indirizzo, per esempio a portare il numero dei consiglieri tra 6 e 10 o 8, quello vediamo, perché poi fare una modifica dei regolamenti non è mai cosa semplice, visto l'iter che comporta e anche come stiamo lavorando attualmente in videoconferenza, non è una roba semplice. Se è possibile farlo, muovendoci nelle norme che abbiamo ora, sarebbe meglio, però ecco, cerchiamo di capirlo alla svelta, quindi farei questo ufficio di presidenza già la prossima settimana. Marcello, grazie. Sì. Marco, sì, scusami, sarebbe opportuno, scusami, no, anche i direttori, se non è possibile, perché poi alla fine sono i direttori quelli che devono sottoscrivere, dare i pareri per quanto riguarda i municipi. Mo non so se magari 30 persone può essere un bordello, ha detto così tra virgolette, magari forse intanto facciamolo con quelli dove c'è la criticità, se magari, però penso che sia opportuno con i direttori dei municipi pure. Ti ripeto, l'altra volta fu con quelli con i presidenti dei consigli del primo, ottavo, nono, dodicesimo e quattordicesimo, che erano quelli che avevano sollevato insomma per primi la questione. Vediamo, dai, perché poi rischia, deve essere una cosa concludente. Cioè, però i direttori sono una figura importante, credo, no? Sì, ci mancherebbe assolutamente. Cercheremo di renderlo più possibile gestibile. Va bene? Va bene, va bene. Allora, sì, tenete conto, sì, appunto. Marcello, solo una domanda. Montella, per favore. Una domanda a Marcello per quanto riguarda i rimborsi, invece l'aspetto rimborsi che era stato messo in evidenza, anche su questo ci si può lavorare oppure no? Io mi attengo al tema della commissione, presidente. Che devo fare? Purtroppo. Le contraddizioni insieme al popolo. Rispetto al allora, non è che si poteva rispondere a questa domanda, non c'entra niente il discorso dell'ordine del giorno. I rimborsi sono stati enunciati appunto dal direttore e qualcuno ha detto che è un problema il fatto dei rimborsi. Non capisco qual è il tuo problema di rispondere. Vabbè ma problema, no, consigliera Montella, è sempre un rispetto dei regolamenti. Se una commissione ha un oggetto, a quell'oggetto ci si attiene. E l'attinenza è definita dal regolamento. Allora, grazie Presidente. Allora, sì, a proposito di peculiarità... Marcello, guarda che i rimborsi fanno parte di questo tema, forse ti sei un po' confuso, Poi mi farò spiegare da De Vito come posso togliere l'audio ai commissari, azzerare l'audio a tutti e dare la parola quando uno chiede di intervenire, così diciamo proseguiamo con un po' più di tranquillità. A proposito di particolarità e peculiarità, dico al presidente De Vito, per esempio il nostro municipio, intendo il nostro, mio e di De Vito, è addirittura molto più peculiare degli altri, perché le commissioni sono composte da 11 membri, no, e non mi pare che in terzo municipio ci siano più consiglieri di altri municipi, vabbè, per dire, quindi sono cose che sono andate avanti nel corso degli anni, ovviamente negli ultimi anni se ne sono ritrovate queste composizioni, non è che se ne sono inventate, però insomma pure 11 membri di una commissione mi pare un po' esagerato, tant'è vero che quasi tutti, molti consiglieri comunque con le speciali hanno addirittura la presenza in 4 commissioni. Detto questo, allora io vorrei dare finalmente la parola ai poveri consiglieri, poveri me lo passate, grazie, consigliere Bozzi, Picca e Di Giovanni, e do la parola al consigliere Bozzi, prego. Grazie Presidente. Ecco, molte cose che volevo dire prima, insomma, sono state forse anche chiarite, superate. Quest'ultima cosa che lei ha detto, insomma, fa capire, no? Cioè, io voglio dire due cose. Una, il quadro. Noi non siamo qui a chiedere una corsia preferenziale, ma esattamente il contrario. Noi abbiamo fatto un lavoro da 3 anni, credo da questo punto di vista,
davvero insomma più possibile, credo, al servizio dei cittadini, operando con questo numero di 12 in commissioni. Non, tra l'altro, se vogliamo andare nello specifico, ma è stato detto, non avendo neanche, mi sembra, più di un sento un rumore sotto, scusate, non un, neanche un, più di un consigliere, mi pare, abbia mai preso i rimborsi. Stiamo parlando dei gettoni. Riguardo i gettoni, siamo andati tutti oltre anche le spettanze, perché abbiamo il tetto che sapete. Quindi la frustrazione nostra in questo momento, la richiesta urgente, e ringrazio anche la Presidente Di Pillo per averla rimarcata, è proprio questa qui, cioè che sappiamo che non abbiamo mai avuto problemi, ora sappiamo che ci dicono di farle da 6, ma tra l'altro non sono 6 in tutti i municipi, lo avete appena detto, c'è cioè addirittura chi ne ha 11, c'è chi... Ora ogni municipio ha una specificità, ma evidentemente loro sono riusciti ad arrivare ad una composizione che noi in questo momento non riusciamo ad ottenere neanche da 7. 7 metterebbe d'accordo tutti, quindi siamo anche sotto la soglia di altri municipi, eppure non ci riusciamo. Perché? Perché abbiamo una presa di posizione che è legittima, non mi azzardo a dire altro, che però è stata manifestata anche oggi, quindi comprensibile dal suo punto di vista, del direttore, che dice: io non le posso autorizzare in assenza di un parere del segretario. Quindi quando sono entrato in chat tardi rispetto all'inizio, no, perché c'è un rumore, ho sentito dire: allora andiamo sulla strada della delibera municipale, ma evidentemente se il direttore non ha, come appena detto tra l'altro, l'autorizzazione, dovendo lui comunque firmare quel provvedimento, non ne usciamo. Quindi sono molto più fiducioso, come sarà detto l'altra volta, invece in uno sforzo con l'ufficio di presidenza, col segretariato, che comprenda la nostra situazione, che è di consiglieri che io, permettetemi di dire, io ho visto solo colleghi semmai correre al lavoro e avere problemi al lavoro piuttosto che avere rimborsi, perché questa cosa si può verificare. Quindi se si vuole davvero, e noi chiediamo urgentemente di risolvere questa cosa, perché abbiamo blocco fondamentalmente dei lavori, che oggi fa sì che le commissioni le fa di fatto la maggioranza, no? Perché presenta i suoi documenti dopo interlocuzioni che non sono più diciamo con la maggioranza, con la opposizione, e viceversa, insomma. Quindi noi chiediamo uno sforzo urgente. Io ringrazio voi per questa ulteriore commissione, ringrazio il presidente De Vito che ha detto facciamola quanto prima, però vi chiediamo che quanto prima sia quanto prima, perché chiediamo che sia veramente doveroso, sapendo che 7, anche soltanto 7, mettendo da parte la commissione trasparenza che può avere un'altra composizione, come stiamo dicendo ormai da giorni e giorni, metterebbe d'accordo tutti. Ma se non c'è questo sganamento da parte del segretario, del segretariato, noi non ci riusciremmo neanche con una delibera, perché si è capito pure oggi. Grazie. Grazie consigliere Bozzi, do la parola alla consigliera Picca. Grazie presidente. Dunque io non mi ripeterò, insomma, nelle caratteristiche, nelle peculiarità del nostro territorio, perché insomma sono state tutte bene, però rimarcherei l'aspetto del danno erariale, che non ci riguarda minimamente, perché non abbiamo nemmeno rimborsi dal punto di vista lavorativo, quindi nemmeno quello è una caratteristica del decimo municipio. Mi rifaccio alla proposta della consigliera Celli, che in realtà era una delle proposte che noi anche avevamo fatto, cioè rivedere il regolamento, ma noi facendo capo al regolamento comunale, chiaramente anche questa situazione non era chiaramente prevedibile, perché questa parte è una parte che riguarda il regolamento appunto del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il direttore, quindi la presa di posizione legittima, ripeto anch'io, del direttore, anche una proposta del genere sarebbe stata chiaramente fermata e bloccata, quindi anche nel momento in cui noi dobbiamo rivedere le commissioni per l'uscita del consigliere Mantuano, anche in quel momento noi dovremmo attendere il responso comunque del segretariato. Allora a questo punto, visto che nelle riunioni precedenti del presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito ha fatto con gli altri municipi, forse in questo caso, allora avendo il decimo, non avendo partecipato alle altre, all'altra riunione che c'è stata, forse metterlo come primo punto
all'ordine del giorno di una commissione di questo tipo, che tenga conto di tutto quello che noi ci siamo detti e che in qualche modo restringa i tempi, perché noi abbiamo anche l'opportunità, dovendo rifare le commissioni, però avere una risposta che dia la possibilità anche al direttore di essere nelle condizioni di ripristinare, io direi, la democrazia su questo territorio, perché in questo caso non ci sarebbe. Quindi credo che forse la via d'uscita più veloce è quella appunto detta dal presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito, però in tempi stretti, ecco, in tempi rapidi, credo che sia la cosa più giusta. Grazie. Grazie Monica, e aveva chiesto la parola il consigliere Di Giovanni. Chiedo scusa Presidente, sì, credo che scusami Antonio, una cortesia, perché intervengo perché non sono stato capito probabilmente, perché dagli interventi che ha fatto Bozzi e la consigliera Picca anche io stavo pensando la stessa cosa. Allora, io ho detto una cosa io ho detto che si può fare alla luce del rinnovo delle commissioni, perché si è dimesso Mantuano, noi andiamo in consiglio, votiamo tutte le commissioni con 7 membri, mettendo le motivazioni che appunto siamo in corso di interlocuzione con il segretario generale e in attesa del responso del segretariato, quindi della nota di merito del segretariato, noi comunque andiamo avanti, cioè noi le commissioni che facciamo, non è che facciamo la delibera e poi aspettiamo il segretario. Quindi non attendiamo il responso del segretariato, Scusate. Io però in questo modo ho una copertura, cioè nel momento in cui dico benissimo, alla luce del fatto che c'è stato un fermo, tutte le premesse che possiamo mettere, diciamo che comunque c'è stata una riduzione notevole da 12 a 7, quello e quell'altro, pur prendendo atto che non è comunque conforme al regolamento, in attesa del parere del segretariato, noi comunque per motivi ovviamente di democrazia andiamo avanti con le commissioni. Ma io già mi pongo in maniera diversa, cioè mi pongo in maniera, perché ho fatto una delibera che in qualche modo è blindata? Perché è comunque vincolata a un parere, cioè a una sua durata temporale, cioè nel momento in cui il segretario si esprimerà comunque è vigente, poi quando il segretario darà il suo parere... Ma se non si esprimerà, direttore, il segretariato, se non si dovesse esprimere... Fatelo fare, il direttore avete risolto, dai. Non era chiaro, direttore, questa parte. Allora chiedo scusa perché forse mi sono spiegato male, però io in realtà dico che nel momento in cui noi andiamo a fare in consiglio una delibera in cui la vincoliamo, gli diamo una temporaneità e la vincoliamo un'espressione di parere al segretariato, noi possiamo andare avanti. Ora Bozzi dice se poi il segretario non si esprime si prenderà le sue responsabilità, cioè voglio dire, io comunque non posso a questo punto bloccare a prescindere, se c'è la volontà di farla a 7 vediamo, poi il segretariato, poi ci sarà il presidente De Vito, ci sarà le commissioni, consiglieri municipali, consigliari, eccetera, Capitolini, che interverranno sul segretario dicendo segretario esprimiti, anche perché giustamente non è che purtroppo questo problema ce l'ho solo io, ce l'hanno tutti, sentivo adesso il terzo ne ha 11, quindi non è che sta meglio di noi, quindi però se c'è la volontà da parte vostra di farle tutte a 7, noi possiamo adesso con la scusa di dover rifare le commissioni perché appunto si è dimesso Antuano, noi possiamo fare tutte commissioni da 7 e la vincoliamo a un'espressione di parere del segretariato, ma non è che è ferma, comunque le commissioni partono. Poi il segretario prima o poi si dovrà esprimere, perché non credo che questa cosa potrà durare a lungo, perché riguarda non solo noi, quindi riguarderà il terzo e altri municipi. Quindi questa è la mia proposta, non è che io faccio una delibera e poi la fermo. Si nominano le commissioni con tutti i 7, vincolandola però a un parere, per cui se dovesse arrivare un parere del segretariato che è negativo, si riparte da 0 un'altra volta e quindi abbiamo lo stesso problema. Però intanto andiamo avanti, questa è la mia proposta. Grazie Nicola, mi sembra molto sensato. Grazie direttore, nel senso che io sono un po' più smaliziato, l'avevo capita però la cosa di De Bernardis, però la consigliera Picca e Bozzi sono più acqua e sapone, quindi... volevo essere un pochino più chiara, nel senso che poi tra i sentimenti sono alla luce del giorno. Grazie, così è chiaro, grazie. No, beh, è chiaro che il direttore... No. È chiaro che il direttore diciamo è cosciente che non può bloccarsi né di sta roba, no? Se il segretariato non si impone
anche con una cosa che dice adesso no basta, fate la commissione dai 5, vi dico un'assurdità, non lo fa ovviamente, non può rimanere questa situazione così sospesa, diciamo con una, un governo un po' monco dal punto di vista diciamo dei organi che hanno, insomma, che ha le stesse preoccupazioni della presidente, no? Che dice ma io come faccio in questa situazione? Sì, possiamo fare il consiglio, però abbiamo tutta una serie di cose da espletare attraverso il lavoro delle commissioni che non possiamo fare, quindi le questioni che sono state poste dall'inizio della stagione estiva, che francamente in questa situazione non so come potremmo fare, come possiamo fare, però vabbè, detto questo, mi pare che potrebbe essere questo un punto di una mediazione. Sì, anche perché i colleghi, i consiglieri avevano, come dire, dato l'ok a questa proposta dei sette membri, insomma, ecco, così. Poi ci sono problemi ancora più, non so come risolveranno per esempio in testa, ma questo è un altro problema, perché togliere quattro, cinque membri a commissione non è cosa da poco, ma lì c'è la follia che molti, quasi tutti, hanno addirittura quattro commissioni, per cui problemi che ovviamente non gravi come quelli, anche come quelli del decimo, anche perché in terzo, nonostante questo, l'attività è proseguita, ma certo 11 membri diciamo mi risulta abbastanza nuovo. Io ho fatto diversi anni fa consigliere lì, l'ultima volta fino al 2007, perché poi nel 2008 sono stato eletto consigliere provinciale, e devo dire che avevamo le commissioni a 7 membri, insomma, quindi voglio dire è una cosa che è intercorsa non so quando, ma dal 2008 in poi. Allora, detto questo, io ho il consigliere, sto per dare la parola al collega Di Giovanni. Ricordo ai membri e ai commissari che intervengono, che sono subentrati magari, che mi raccomando con gli orari, perché già in più di un'occasione, poi io non ho motivo di dubitare che mi dicano le cose giuste i commissari, però ogni tanto mi arrivano richieste da parte dell'ufficio dell'Assemblea Capitolina in cui c'è una contestualità di presenza in più commissioni. Siccome diciamo i rapporti con l'ufficio dell'Assemblea Capitolina, mi permetto di dire pubblicamente e in diretta streaming da parte del sottoscritto, ma anche di altri presidenti, non sono, come dire, molto idilliaci. Vi prego su questa cosa di essere molto precisi e scrupolosi rispetto anche alle cose che dicevo all'inizio della commissione che riguardava la collega. Allora, consigliere Giovanni, prego. Grazie presidente. Dunque, visto che abbiamo parlato comunque anche per tutta la mattinata di norme e sono state fatte proposte, che mi sembra anche quella che ha fatto il direttore Nicola De Bernardini, è una proposta che coniuga le richieste con le norme, i suggerimenti, anzi con le norme. Io in proposito a questo ricordo sempre, perché sì, è vero, c'è questa norma dello statuto, eccetera, eccetera, ma come ho detto nella precedente trasparenza e garanzia, credo sia stata la settimana scorsa, adesso non ricordo, è un combinato disposto che deve potersi coniugare con il regolamento del decentramento amministrativo fatto dallo stesso segretario generale. L'articolo 30, e lo dico perché magari può essere utile ai fini di una maggior fluidità nel fare una successiva delibera, che dice l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni consigliari circoscrizionali e dei gruppi consigliari, nonché la pubblicità eccetera eccetera delle sedute, sono disciplinati dal regolamento della circoscrizione, cioè dal nostro regolamento e non dallo statuto capitolino, che ovviamente, alla quale noi dobbiamo rifarci, ma in merito al decentramento abbiamo questo tipo di autonomia, quindi organizzazione e funzionamento. Ricordo anche che l'articolo 30 al comma 3 recita anche che la composizione e il funzionamento lo fa con apposita delibera la circoscrizione, che si chiamava una volta, adesso si chiamano municipi. Detto questo, io credo che questo combinato disposto dà e fa scaturire una delibera che poi, ovvio, previo parere del segretariato, eccetera, eccetera, ma io credo che il segretariato poi in quel caso il suo parere debba essere per forza favorevole, perché la natura e la composizione
per poter gestire amministrativamente ogni municipio che, come ha ricordato il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, ha le sue peculiarità e la sua organizzazione, deve poter decidere anche, ovviamente poi ci sarà una norma che si farà da 6 a 8, da 6 a 10, questo è un passo successivo che sicuramente va a migliorare e a rendere più elastico e non così un numero così dettato in maniera apodittica, ma andrà a rendere elastico la composizione delle commissioni. Ma detto questo, esiste già questo strumento di elasticità, cioè la norma originaria dello Statuto Capitolino dice le devi fare in questo modo, fermo restando che il decentramento, che ripeto, l'ultima modifica è del 2015, è di 5 anni fa, quindi voglio dire, non è che è stato rivisitato da qualcuno. Dice proprio che l'organizzazione e il funzionamento prescinde dal regolamento della circoscrizione. Quindi non, ad oggi io vedo che c'è proprio completamente inserita nelle norme che sono già state scritte. La ringrazio. Grazie capogruppo. Allora, io non ho altri interventi, mi pare che possiamo, se non ci sono altre richieste di intervento, potremmo dire, dicendo che mi pare che siamo un pezzo avanti rispetto, no, a quando ci siamo interessati la scorsa settimana, o quando, no, 2 settimane fa abbiamo fatto già questa commissione. Speriamo che, insomma, di risolverla più presto. Più di questo, io penso che la proposta del direttore sia una proposta di buon senso. Mi pare di capire che c'è volontà sia da parte ovviamente della maggioranza che della minoranza di risolvere il problema, e speriamo di potervi al presto augurare buon lavoro e che portiate al più presto in consiglio appunto il nuovo atto. Insomma, non ci sono altre richieste di intervento, colleghi? No, io come sempre la ringrazio per aver affrontato questo problema e quindi aspettiamo, insomma, notizie, se ci saranno, dal segretariato, che noto con disappunto non è presente neanche oggi. Grazie presidente Palumbo. Capraro, tu volevi dire, no, tu eri, diciamo, no, noi siamo, diciamo che siamo dentro i limiti dell'idea che c'è comune di fare le commissioni a 7. Noi ci abbiamo commissioni a 7 e la trasparenza a 9, quindi insomma dovremmo starci dentro nell'eventuale, diciamo, decisione. Spero che il presidente De Vito faccia presto questa riunione, così almeno definiamo questo quadro, perché mi sembra è pazzesco che un municipio non possa lavorare sulle commissioni, in modo particolare il 10° municipio, con tutte le cose che c'ha da trattare. Quindi è importante che possano lavorare. Grazie a tutti. Grazie Guido. Ecco, rispetto all'intervento del consigliere Capraro del secondo municipio, non voglio riaprire tutta la discussione su Ostia. Poi verificate voi, ecco, c'è una differenza sostanziale tra le commissioni permanenti e la trasparenza, per i motivi che potete immaginare. Rispetto alla commissione trasparenza, non dico che si può chiudere completamente un occhio, eccetera, però insomma c'è un problema di rappresentanza delle forze politiche di opposizione. Però non riapriamo questa discussione, perché se riusciamo a risolvere il problema anche come diciamo la perimetrato il direttore del municipio, già stiamo un pezzo avanti, quindi possiamo, esatto, far riprendere l'attività anche per quanto riguarda il 10° municipio, per quanto riguarda le commissioni. Va bene, allora se non ci sono altre richieste di intervento, io, se siete d'accordo, rifaccio l'ultimo appello per i membri della commissione, perché lo devo fare purtroppo per le modalità che effettuiamo. Poi passiamo eventualmente, tolgo la registrazione e passiamo ai saluti. Allora, il consigliere Palumbo è presente, consigliere Bordoni comunque era presente, l'avevo visto, ci stava, non lo so, se n'è andato? No. No, risulta presente Marco. Allora, poi ci ritorniamo. Ecco, Bordoni è presente, ok? Consigliere Cida, consigliere Diago non è presente. Consigliere Ferrara c'era? È uscito, va bene. Consigliere Figliomeni lo vedo. Sempre presente. Buongiorno a tutti e buon pranzo. Donatella Iori era entrata, vero? Sì, eccomi. Consigliera Iori è presente, buongiorno. Poi abbiamo la consigliera Montella. Sì, presente, eccomi. La consigliera Mussolini è uscita, giusto?
Sì. Ok, la consigliera Secce era sostituita dalla collega Penna. È uscita. Quindi è uscita la collega Penna. Ok, consigliere Simonelli? No, non c'è. Non c'era, e consigliere Terranova non c'era. Giusto? Ok. Sì. Va bene, allora io direi sono le ore 12 e 44, mi pare, giusto? Io chiamo che era 44, quindi alle ore 12:44 chiudo la seduta e disattivo la registrazione. Ok, la registrazione è disattivata.